Sono arrivati ad Arezzo ecoristi da tutta Italia per la sesta edizione della Festa della Voce, che si è tenuta da venerdì a domenica ad Arezzo. L'iniziativa dell'associazione Insieme Vocale Vox Cordis, con il patrocinio del Comune di Arezzo e il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo. Una a tre giorni particolarmente densa di eventi, collaboratori, concerti e incontri dedicati al campo polifonico nelle sue tante declinazioni, con il centro storico di Arezzo che ha fatto il pieno di musica. La Festa della Voce è diventata ormai un appuntamento fisso per i tanti appassionati della musica corale italiana. In questa edizione tre atelier diretti dai migliori docenti d'Europa: Anima Contemporanea con il maestro Gary Graden, svedese, De André, una voce fuori dal coro, con il maestro Lorenzo Donati, e Coloriamo le voci bianche con il maestro Benedetta Nofri. Due giorni di musica e sperimentazione in un progetto che nasce a quattro mani nell'intreccio tra la coralità e la riscoperta delle danze popolari come dimensione corale, appunto, di condivisione e di comunione tra le persone che si mettono in gioco. Abbiamo scelto con Francesca Barbagli tre danze celebri provenienti da parti del mondo profondamente diverse per sperimentare insieme ai bambini atmosfere, ritmi e colori che li portassero veramente lontano. La risposta è stata entusiastica e devo dire di altissimo livello musicale, grazie anche ai gruppi ottimi che hanno partecipato a questa edizione della Festa della Voce.